Quindi ragazzi, secondo me Rockstar ci sta continuando a prendere per il culo. Nuovo aggiornamento, nuovi DLC, quello di dicembre sarà gigantesco, invece lo prendiamo nel culo di nuovo. Bella a tutti, raga, qua è Savix che vi parla. Bentornati in questo nuovo video e benvenuto per chi è nuovo nel canale, ragazzi. Oggi parliamo di GTA 5, che finalmente forse qualcosa hanno fatto di carino. Ma come io dico sempre, fanno sempre quello che vogliono loro a culo loro. Ciò cosa vuol dire? Che praticamente vanno sempre a tocchignare quello che vi viene comodo a loro, ragazzi. Perché effettivamente hanno fatto tante migliorie. Ciò mi spiego meglio. Stanno per aggiungere tante migliorie che, per carità del Signore, sono 10 anni che dovrebbero almeno esserci su questo gioco, ma non ci sono. Le aggiungono ora dopo 10 anni e si credono che aggiungendo queste cose noi siamo contenti. Ma veramente, sinceramente, per come la penso io, ragazzi, sono passati 10 anni di gioco e io, sinceramente, dopo 10 anni di gioco vorrei che mi mettessero veramente un gioco dentro il gioco. Perché io dopo 10 anni mi sono cagato il cazzo di giocare a GTA, anche di portare video e di portare tutto. Perché? Perché è sempre la solita routine, non c'è niente da fare. E quindi possiamo iniziare con i nuovi aggiornamenti che ci saranno nel nuovo DLC di dicembre. Che, ragazzi, manca veramente pochi giorni. Oggi è il 7. Si dice che o il 13 o il 15 uscirà sul mercato questo nuovo DLC. Che DLC, secondo me, sarà semplicemente un altro aggiornamento. Ma ora vi spiego bene, vi faccio vedere e vi racconto cosa mettono, cosa cambiano e cosa faranno. Per quello che ci hanno detto per adesso, perché comunque sia, sappiamo tutto e non sappiamo un cazzo. Quindi, noi ci incischiamo e partiamo. Allora, praticamente, ragazzi, questo è lo screen di Rockstar che ci sta dicendo che effettivamente qualcosa dovrà uscire su GTA con il ritorno di un personaggio che è già presente nel gioco. Potrebbe essere Michael, potrebbe essere Ron, perché effettivamente qua è uno screen di Ron. Non lo sappiamo, ragazzi, non lo sappiamo, ma possiamo solo sperare che questo personaggio, che è già esistente, che torna a giocare con noi, ci permetterà di fare missioni, sia qualcosa di decente. Quindi a questo punto arriveranno i nuovi miglioramenti e molto altro nell'aggiornamento di GTA Online questo mese. Quindi, ragazzi, Rockstar ci sta dicendo che effettivamente questo mese ci daranno cose nuove da fare, aggiornamenti e miglioramenti, come vi ho detto all'inizio del video. Quindi, fino a qua tutto nella norma. Oh, qua torniamo in un discorso, ragazzi, pazzesco. Come dice Michele Molteni, pazzesco. Perché abbiamo vinto l'auto, abbiamo vinto questa auto, una di classe, non mi ricordo il nome esatto, ragazzi. Se sapete nella realtà che veicolo è, scrivetemelo nei commenti. Ma abbiamo vinto questo veicolo. Siamo riusciti a superare la stima che ci aveva dato Rockstar nei colpi, ma secondo me è tutta una bufala, perché io mi ci gioco le palle che se nessuno si metteva a giocare a GTA questo mese, noi la macchina la vincevamo lo stesso. Comunque, ragazzi, questo è quello che ci sta dando Rockstar, ma non è finita qua, perché queste sono cose che dovevamo già avere senza nessun tipo di problema. Quindi, ragazzi, parliamo dei miglioramenti generali. Finalmente, grazie al nostro santo signore GTA 5 Online, raggiungi più rapidamente i tuoi contatti, i fruiti. Seleziona quali contatti visualizzare e nascondere tramite il menu interazione. Ciò cosa vuol dire? Che finalmente potremo nascondere i nostri contatti dal telefono. Cioè, abbiamo 200 contatti nel telefono, non so voi, ma io ne uso 3 contatti, ragazzi. Quindi tutti gli altri mi stanno sul cazzo e li vorrei togliere da 10 anni. Finalmente, dopo 10 anni, abbiamo questa possibilità di togliere questi contatti del cazzo dal telefono.
Dopodiché, raga, non so se è una buona cosa o no, Benefactor Terabyte può essere utilizzato per lanciare missioni di vendita aziendale in tutti i tipi di sessione, inclusa la sessione solo a inviti. In poche parole, potremmo usare il Terabyte, ragazzi, per avviare delle vendite, mentre prima dovevamo andare dentro il cazzo di Night, ora ci chiamiamo il cazzo di Terabyte e lo andiamo a vendere. No, scherzo, andiamo a vendere la roba che sta nel Night. A questo punto, ragazzi, cosa c'è di nuovo? Affronta le missioni della storia del casino di Agatha con un operatore singolo. Questa è un'ottima cosa, ragazzi. Perché è un'ottima cosa? Perché praticamente ogni volta che noi volevamo andare a fare quelle missioni dovevamo trovare il Cristo Santo Nostro Signore che ci veniva a dare una mano. Ma in quanti ci troviamo alle 4 di notte da soli che vogliamo giocare, passarci del tempo e fare le missioni da solo? No, GTA non ce lo poteva permettere. Invece non ce lo... GTA non ce lo faceva fare. Quindi a questo punto, con questo nuovo aggiornamento, determinate missioni tipo quelle di Agatha potremmo farle in solo. Yeah! A questo punto, ragazzi, vi voglio parlare anche di un'altra cosa. Questa è una cosa un pochettino... Questa è una cosa, raga, che secondo me... Non so come descriverla, perché ci hanno preso di nuovo per il culo l'ennesima volta. Vi ricordate che quando hanno fatto uscire la nuova versione di GTA 5 ci avevano promesso il ray tracing? Voi l'avete visto? Io no. Ma dicono che dal nuovo aggiornamento su Xbox Serie X, quindi raga, vi dico già che secondo me e secondo Rockstar a questo punto, su Serie S Ray Tracing stacciolla. Comunque PS5 e Xbox Serie X avranno il Ray Tracing sulla console, ragazzi, sulla console. Dopodiché, regà, nuova cosa utile, ma futile, perché fondamentalmente tutte queste cose sono futili, raga. Non servono un cazzo, non ci danno da giocare, sono miglioramenti del gioco. Comunque vi stavo dicendo che finalmente i veicoli comprati e inseriti nel garage arriveranno con un minor tempo, finalmente, perché ogni volta che compravamo un veicolo sembrava che dovevano esportarlo dalla Lapponia, non capisco il motivo. Poi finalmente, beati quelli che stanno su Old Gen, che fanno i Magic Slot, bla bla bla, la bici potremo chiamarla dal meccanico. Dopo 10 anni hanno capito che prendere quella cazzo di bicicletta dall'appartamento è una gran cazzata, perché se io sono giù a Troy e voglio la bicicletta, no, devo andare a casa a prenderla per forza. Che senso c'ha se poi mi fai chiamare pure i cangiali sotto il buco del culo? Non lo so, raga. Comunque finalmente potremo chiamare la bicicletta. Un'altra notizia bomba per i giocatori di Next Gen, ragazzi. Au. Chi è che ha iniziato Next Gen e non ha bestemmiato come uno giaguaro abruzzese, ragazzi, per la gara di Au, ragazzi, che è una cancrata per determinate persone, perché comunque sia, sono 8 minuti di gara, in 5-6 minuti, raga, si fa, anche se si va a sbattere. Però hanno deciso di via, non c'è più la gara, quindi noi entreremo su Next Gen e potremo andare da AO e fare le macchine senza fare quella cazzo di gara, perché anche un sacco di gente non sapeva che bisognava andare a fare la gara di AO per poi sbloccare le modifiche, e mi traparavano le palle a me. Parentesi. Comunque ragazzi, abbiamo finalmente questo screen di questo telefono che ci conferma l'uscita di un nuovo, chiamiamolo, contatto chiamato Dax, un rapper che collaborerà con noi. Vedremo cosa ci darà da fare Dax, vedremo che cazzo di complessi ci daranno da comprare, se ci daranno da comprare qualcosa e che missioni ci saranno da fare, raga. Questo è lo screen, ve lo faccio rivedere, del nuovo DLC, chiamiamolo così.
E adesso invece vi informo di una notizia bomba, ragazzi. Avete presente l'hangar che non se lo caga nessuno, perché fare le scorte all'hangar è un macello e veramente pagano niente. A sto giro verranno triplicate le vendite dell'hangar per sempre. Quindi una volta che avremo fatto tutte le nostre scorte, invece di 500.000 ci darà 1.500.000. Direi che abbiamo fatto tutto, vi ho fatto vedere tutto. Il 13 o il 15 uscirà questo aggiornamento e ragazzi saremo in live e lo vedremo tutti quanti assieme. Se vi volete preparare per il DLC, vi serve un account con 7 miliardi o volete un'aggiunta sul vostro account, non esitate a contattarmi. Link in descrizione e alla prossima. Sbada bam!